si sentono i progettisti dire sì, il LED però, cioè questi dubbi che vengono fuori, è perché è una tecnologia che si evolve continuamente, in maniera molto veloce, e per cui non è più possibile utilizzare lo stesso modo di misurare, cioè gli stessi parametri non sono più utilizzabili. Io non posso utilizzare l'indice di resa cromatica come facevo per le sorgenti tradizionali e il colore della luce e così via. Occorre conoscere bene i LED per poterli utilizzare bene. Il problema che io ho come progettista è che il LED uguale risparmio energetico, cioè l'unica cosa ormai che va. Vale. L'accusa, tra virgolette, che io muovo verso le pubbliche amministrazioni, sì. Perché l'unico aspetto che è diventato importante è quanto risparmio, okay. Però il benessere, il comfort visivo, l'identità di una città, il valore sociale dell'illuminazione non è quantificabile in questo modo. Ci sono stati dei tentativi anche in Italia, però poi purtroppo sono stati presi in considerazione solo alcuni aspetti, come ad esempio quello dell'inquinamento luminoso. Allora, l'inquinamento luminoso è un gatto che si morde la coda, perché se io chiamo un progettista non spara luce in alto, non manda luce dove non serve, manda luce dove serve, però io non chiamo un progettista. Attorno ma qua. Una cosa anche molto interessante sono questi testapalo. Come si chiamano questi pali altissimi? Testapalo. Torri faro, sì, anche torri faro, certo, che hanno un certo numero lì di proiettori e illuminano in maniera generale questo parco. Allora, questa è un'esigenza esclusivamente funzionale, cioè io voglio utilizzare pochi apparecchi, ho una grande superficie da illuminare, per cui vado lontano e copro una grande superficie. Il problema adesso c'è ancora luce, questa componente aiuta ancora molto, però il senso, la sensazione che danno questi apparecchi così grandi sono... A me angosciano. Ma certo che però angosciano, perché ci fa, ma certo che angosciano perché ci fanno pensare agli stadi, e qui questo non è uno stadio, ci fanno pensare ai cortili delle carceri, diciamolo, sì, illuminati. Di sorveglianza. Questo ancora non è tra i più forti. No, ce ma ne sono devi aspettare, di... appena se ne va questa componente di luce diurna che c'è ancora, questo parco diventa... super illuminato. Sì, è anche poco gradevole, poco invitante. Cioè il binomio o l'equazione sicurezza uguale illuminazione non è vera, cioè la sicurezza è una sensazione, cioè quando è che mi sento sicuro? Quando controllo l'ambiente circostante, quando io posso vedere se qualcuno arriva. Io in questo modo non vedo. Perché non vede? Perché è pieno di zone buie, il perimetro pieno non di? È di zone buie, il perimetro non è illuminato. È un grossissimo problema, è quello di sovrapporre l'illuminazione stradale all'illuminazione cosiddetta architettonica. Si picchiano, certo. Invece non bisogna metterle in contrapposizione, bisogna certo. coordinarle, cioè se c'è l'illuminazione architettonica io abbasso o quasi spengo, non posso spegnere perché l'apparecchio spento è causa di panico nella popolazione, è rotto, allora telefonate, disastri, no? Anche se non serve, però è rotto, non funziona, quindi è un pasticcio. E rispetto alla verticale questo cono ha un angolo, no? Per cui più è largo l'angolo, certo. più superficie copro, certo. però più è largo l'angolo, più c'è il rischio di abbagliamento. Certo, ma questo è un LED, no? Questi dovrebbero LED. Essere. Questi no, dovrebbero aver meno il problema dell'angolo largo, no? No, allora, il LED fa luce e la spara. Cioè. La spara comunque, io la devo... Diciamo che dal punto di vista dell'inquinamento luminoso comunque i prodotti sono la norma, diciamo, eccetera, sì. da questo punto di vista. Lo so. Dal punto di vista dell'abbagliamento no, come si può vedere. Cioè, nel senso, è chiaramente un problema...
problema di molti, molti, un problema di molti prodotti LED. Questo è un LED che abbaglia, nonostante. Questo oggettivamente abbaglia. Abbaglia, cioè, perché io, ci sono tanti LED invece in giro che ho messo che non abbagliano. E appunto, perché molto probabilmente dove non abbagliano è stato fatto il progetto, cioè, nel senso, quindi è stato fatto con accortezza. Allora, io per un non abbagliare ho bisogno di schermarlo. Attenzione, io ho bisogno di schermarlo. È un problema anche di plafoniera, diciamo, giusto? Di apparecchio, sì, di apparecchio. Certo, gli devo mettere una gonnellina, chiamiamola così. Però cosa faccio? Se gli metto la gonnellina, lui si stringe, certo. E devo mettere più LED, più pali. Devo mettere più pali. Ma qui i problemi sono tanti. Allora, anzitutto l'apertura del fascio della luce. Certo. Quindi se io utilizzo un 60 gradi, potrei rischiare, dico, una fesseria di essere abbagliato. Certo. Se io stringo questo angolo perché mi metto dei sistemi ottici che mi contengono l'abbagliamento, questo angolo magari diventa 40, magari anche 30. Questo è un 60 gradi. Giusto per capire, non ho la minima idea. Questo spara. Quindi allora, questo cosa significa? Che metto due pali anziché uno. Com'è che si diceva? Sotto i 70 gradi. Quando Susanna però specifica che bisogna ridurre i livelli di illuminamento, non significa riduco la potenza del LED, metto dei sistemi ottici che mi fanno purtroppo perdere un po' di livello di illuminamento, di efficienza, però avvantaggio la visione, quindi metto veramente delle griglie, delle maschere. Diciamo un aspetto interessante potrebbe essere quello di ragionare di più ad esempio sulla velocità a cui va una macchina. Dal momento in cui una macchina in città va a 30 all'ora, adesso esagero, io non ho più il problema di uniformità, non ho più il problema di certi livelli di illuminamento, anche perché la macchina ha i fari. Allora di che cosa parliamo? Perché la città è un luogo che deve essere vissuto dalle persone, non dalle macchine, e noi dobbiamo fare questo passaggio culturale ancora.